dal 1881 al 1921. Da cosa hai tratto le informazioni e perché hai scelto questo periodo storico? Sì, allora, le informazioni sono soprattutto le cartelle cliniche dei degenti, degli internati, che è la fonte primaria. A fianco a questo, insomma, c'è tutta la letteratura che producono gli stessi medici, che producono i pochi pazienti dell'epoca non analfabeti, quindi in grado di scrivere qualcosa alle famiglie e via dicendo, e la letteratura in genere psichiatrica del periodo. Ed è una ricerca difficile perché da storico, no? Per un medico probabilmente ovviamente diverso, da storico l'approccio alla cartella clinica è un approccio un po' asettico perché la cartella clinica non ha giustamente il compito di dare il quadro il contesto in cui il malato, per il motivo per cui il malato si ritrova rinchiuso al girifalco, dice semplicemente la malattia. Qual è, o presunta tale, anche su questo c'è una grandissima diversità e anche confusione, insomma, no? Non esiste ancora il termine depressione, per cui si trovano termini che sembrano addirittura romantici, come melanconia, stato crepuscolare, stato confusionale, l'ipemania, sono tutti sinonimi che poi arriveranno in qualche modo a identificare la depressione per come la capiamo oggi. Nella cartella clinica però si ritrova chiaramente, questo è quello che è il mio lavoro e la cosa più importante, quella che è la stratificazione in classi della società. I rari casi in cui gli internati sono borghesi o altolocati, la cartella clinica è ricchissima di informazioni, ricordo il caso appunto di un nobile medico addirittura, che poi passerà moltissimi decenni a girifalco fino a morirvi negli anni 60, addirittura con una diagnosi finale di schizofrenia, quindi che all'epoca non esisteva quando è stato rinchiuso la prima volta, che viene definito l'illustre collega. Nei confronti del contadino, analfabeta, insomma, nulla tenente, non c'è nessun tatto da questo punto di vista, insomma, ozioso, vagabondo, stupidità, viene chiamato cretinismo. I termini sono questi, e anche il resoconto giornaliero delle sue attività, insomma, è estremamente succinto. Questo ri ricalca chiaramente quella che è la piramide sociale della società borghese dell'epoca, per cui chi viene da una classe sociale alta, insomma, viene compatito e curato effettivamente, insomma, c'è in alcuni casi addirittura il direttore del manicomio di Girifalco che scrive a Cardarelli. Che scrive a Morselli, che scrive a grandi psichiatri per chiedere dei pareri perché la persona è un nobile di Crotone e via dicendo. La stessa struttura del manicomio è una struttura fortemente gerarchica. Il manicomio non è gratis, iniziamo a dire questo, insomma, benché è un carcere perché l'internamento non è volontario. L'internamento, questo va chiarito, insomma, si finisce in manicomio fino alla basaglia perché c'è un'ordinanza o di un sindaco o della pubblica sicurezza, quindi prefettura, carabinieri del paese e via dicendo. E fino a quel momento la sensazione è che tutto ciò che è ozioso, vagabondo, tutto ciò che non rispetta quelle che sono le norme della regolamentazione sociale, anche se non sono evidenti i traumi psicologici, insomma, devono essere in qualche modo reclusi. Comunque allontanati dalla società. E il manicomio lo rispecchia perfettamente. Nei casi oggettivi, insomma, di problemi psichici, perché diciamo i folli, come li chiamavano loro, ci sono, eh? Non sono solo i poveri a stare lì, ma i folli ci sono e ci vanno anche i nobili, ad esempio. La struttura si dota di forme diverse, per i poveri c'è la terza classe, per i nobili c'è il villino della salute, dove c'è un famoso nobile, insomma, sempre della provincia di Crotone, Succede che adesso, addirittura va no? lì con due Succede servi, come dice adesso. lui, e i cavalli perché ama cavalcare nel recinto del manicomio. Quindi chiaramente una disparità di trattamento anche evidente. Tu mi chiedevi perché questi 40 anni. Io in realtà la ricerca l'avevo iniziata, insomma, nel studiare i traumi da guerra, no? Il fatto che la prima guerra mondiale è la prima guerra moderna che investe il nostro paese e tanti paesi europei.
Moderna perché è la prima guerra coercitiva. Fino a quel momento gli eserciti erano eserciti di volontari, quindi è difficile che nel volontario, cioè chi è predisposto a una cultura militare, appunto ci sia il trauma del conflitto. Ma è moderna soprattutto per l'utilizzo di armi nuove, tecnologiche, gli obici, gli aeroplani, le mitragliatrici che fanno la loro comparsa nel 14-18, 15 per noi, e che traumatizzano moltissimi, soprattutto contadini, che vengono dalle entroterre più sperdute, non solo del meridione, ma anche del centro Italia, insomma. Persone non abituate ad aver visto mai un mezzo meccanico, figuriamoci, abituate a carri, a aver gestito la loro vita con i ritmi della natura, con le stagioni, senza voler essere troppo poetici o romantici alla Leopardi, insomma, si ritrovano davanti a un contesto che è sconvolgente, chiuso in una trincea, a combattere una guerra che non capiscono perché combattono, e che si chiedono perché combattere per il Carso che è tutta una pietraia e non si può neanche coltivare. Queste sono le osservazioni che fanno i soldati rinchiusi in manicomio. Parto da quell'ipotesi, insomma, il studiare di quello, ma poi mi rendo conto che la parte precedente, i primi anni, in realtà era una parte anche più interessante, no? Dove c'era tutta la condizione femminile, ad esempio. La donna è rinchiusa in manicomio semplicemente perché è adultera. Perché non vuole fare figli, la donna non vuole avere la maternità, è considerata pazza e quindi passa le sue giornate in manicomio. Si scatenano vendette da parte degli uomini che vogliono stare con altre e quindi con la complicità del medico condotto affermano che la moglie è pazza, in modo che il divorzio non c'è, ovviamente, in modo che possono coronare il loro sogno, no? È la parte debole, l'anello debole per eccellenza. La guerra cambia tutto, cambia nella struttura del manicomio, appunto perché diventa un manicomio meridionale, e cambia anche la mentalità dei medici, perché per la prima volta non si ritrovano solo quelle classi disagiate, con l'ereditarietà, con gli zigomi alti e via dicendo, a essere ricoverate, ma trovano borghesi, ufficiali, tenenti di complemento, persone che in famiglia non avevano mai avuto addirittura laureati, nessun tipo di problema di questa natura, di fronte alla pazzia. E quindi questo mette in discussione il paradigma interpretativo che fino a quel momento, quello appunto lombrosiano, positivista, l'aveva animato. Quindi uno spartiacque, se vogliamo, insomma. Sono fermato lì perché poi lì inizia il fascismo, ed è tutta un'altra storia, perché il fascismo utilizzerà il manicomio come Mussolini in prima persona, con le sue amanti, per intenderci, che ne fa rinchiudere un paio, come ultima ratio della reclusione dopo il confino, l'arresto, la detenzione e via dicendo.